Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare il doc 2 di Villa Banks con Tony F e Gue. Come sempre, prima di cominciare, lasciate un mi piace perché tanto lo so che a fine video poi vi scordate di metterlo, quindi lasciatelo adesso, ma soprattutto se non siete iscritti al canale, fatelo in modo tale che non vi perdete più i miei bellissimi video. È esattamente passato un anno dalla prima parte, dalla prima versione di Villa Banks con Papa V ai tempi, canzone che fu droppata proprio in occasione di San Valentino, così come questa, giusto qualche giorno prima, e penso che poi andò anche abbastanza virale se pensiamo che è stato usato per vari TikTok e comunque ha dato molto hype a Villa e in parte ha fatto conoscere anche al pubblico un po' più grande Papa V, che a questo giro non lo troviamo. Al posto suo ci sono due rapper belli mainstream importanti come Tony e Gue, e devo dire che questo trio mi ispira abbastanza. Di certo tutti e tre insieme non li abbiamo mai sentiti, Ville e Tony insieme neanche, e ora che ci penso non credo nemmeno Ville e Gue, non mi viene nessuna canzone in mente, non vorrei dire una stronzata, quindi se c'è qualche featuring che hanno già fatto scrivetemelo qui sotto nei commenti, ma io non mi ricordo granché. La produzione è stata affidata a Lynch, che possiamo secondo me considerare il main producer di Villa, visto che comunque ha curato praticamente tutti i suoi album e la maggior parte delle tracce di ogni progetto. Io senza perdere troppo tempo procederei con l'ascolto. Serve una che mi succhi il cazzo per il 14 febbraio. E verrai trattata come tale. Dimmi dove è male, io ci saprò fare. Vieni a fare un giro dal doc. Ok. Come muovi se tere, ti devi far vedere. Hai preso la più grossa. Ok, il ritornello è ripreso. Ok, Tony. Ehi. Sono un figo, la scopo talmente forte che perdere il mio bambino Ok. Tremano le gambe. Ehi. La scopo sotto pilo le sostanze. Ecco Gue. Valentino ti regalo il cocco. Lo metto in un pacchetto con sopra un bel fiocco. Per l'intimo ti chiedo il pizzo tipo mafia. Una pussy super tight come se viene dall'Asia. Che dice che ti spara ma c'è il ferro NFT. Ehi. Questa è una bella veramente. Se faccia la competizione. Ok. Mattina pisci in tazza, buona colazione. Vi dico già da subito che per me questa è una bella hit, mi è piaciuta tanto, ma soprattutto sono sorpreso al fatto che tutti e tre comunque bene o male, chi più chi meno, mi sono piaciuti e hanno spaccato, direi, perché comunque Gue e Tony sono entrati con il giusto mood proprio del pezzo. Vabbè, Villa Banks era già una canzone sua la prima, il doc, quindi ha ripreso molto alcune barre di lì, il ritornello, alcuni flow, e quindi era difficile insomma non ricreare quel mood per lui. Però per Tony e Gue, che comunque a livello di argomenti nei loro pezzi, nei loro album, trattano anche insomma di figa in generale, sono entrati bene, quindi mi sono piaciuti particolarmente proprio per questo. Guardate, sono proprio tentato dal dire Tony MVP, perché secondo me ci è andato troppo liscio proprio per la sua strofa. Ha fatto anche delle rime fighe, mi è piaciuto particolarmente lui. Gue pure ha fatto due barre che mi hanno spezzato, una soprattutto, io ora ve le dico. Sono un tipo profondo, quindi ti deep trotto, carina, però abbastanza easy. Cosa significa? Sono un tipo profondo, e lui gioca su questa parola col fatto del deep trot. Cos'è il deep trot? Per chi magari non ha competenze nel campo, essenzialmente è un bocchino un po' più spinto, un bel po' più spinto, cioè proprio dentro. Vabbè, avete capito, non so come spiegarlo in altre parole. Per l'intimo ti chiedo il pizzo tipo mafia, e anche in questo caso c'è un gioco di parole, perché il pizzo è proprio un tipo di intimo. Ora non so come farvelo vedere, non vorrei che mi bannassero il canale, però ha giocato sempre su questo significato e su quell'altro significato che ha la parola pizzo, che è appunto tipo mafia, ovvero dei soldi che dai ad un mafioso affinché lui non ti faccia esplodere il locale. L'ho spiegato malissimo, però avete capito. Poi quella che mi è piaciuta più di tutto, proprio perché è anche abbastanza attuale, ho rubato questa tipa a un altro scemo finto G che dice che ti spara ma c'ha il ferro NFT, che chiaramente si riferisce a tutte queste immagini. Io non ci capisco molto, metto le mani avanti, comunque da quello che ho capito sono immagini che tu quando compri sei l'unico a possederle in tutto il mondo. Sì, si può fare lo screenshot, ma chiaramente non è la stessa qualità e via dicendo, ed essenzialmente da quello che ho capito dovrebbero servire tipo per il metaverso, comunque questo mondo virtuale.
appunto lui ha giocato su questo, nel senso che magari uno c'ha il ferro, sì, ma ce l'ha comprato come NFT, e quindi mi è piaciuto per questo. Poi, visto che abbiamo il testo davanti, continuiamo. Nella strofa di Tony vi dico che non ci sono, insomma, delle punchline che meritano una spiegazione, nel senso che è tutto molto comprensibile a primo ascolto. Dopo quella di Gue c'è un piccolo bridge di Villa Banks con poi il ritornello finale, che come vi dicevo prima è molto ispirato a quello della prima doc, e come al solito lui mischia italiano, spagnolo, e gli riesce tutto di Cristo. Si mescola bene col suo modo proprio di rappare, il suo flow un po' sbiascicato, un po' smascellato, crea a livello di sound, secondo me, tutta una serie di suoni molto fighi, sa chiudere rime, e anche quando non le chiude, le chiude, perché appunto fa molte assonanze proprio per via del flow che ha. E quindi niente ragazzi, questo pezzo è una hit. Cosa ne pensate voi di questo singolo? Vi è piaciuto? Lo preferite alla prima versione? E quale strofa vi è piaciuta di più? Quella di Villa, di Tony o di Gue? Scrivetemela qua sotto con un commento, e se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete iscrivetevi al canale, e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico, vi arriva la notifica, bellissimo. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slay.